Ma ragazzi, ma che Berrettini, che versione di Matteo Berrettini, 6-3-6-3 a Dan Evans dopo un match bellissimo, veramente di alto livello, che Berrettini è riuscito a risolvere anche in maniera più semplice del previsto, e secondo me poi è stata anche una partita più difficile di quanto non dica e non racconti il punteggio, perché è stata una partita tirata, una partita piena di ribaltamenti, piena di momenti non semplici, e Berrettini li ha gestiti veramente in maniera stupenda tutti, perché non ha perso il servizio neanche oggi, annullando diverse occasioni. Ha giocato benissimo. E ha giocato tanti punti proprio bene anche, perché abbiamo visto per esempio il passante a una mano con il rovescio, ha tenuto benissimo, in risposta ha fatto ancora male, anche quando si entrava nello scambio aveva una pesantezza notevole. A chi dice che quando si entra nello scambio Berrettini è solo servizio? Berrettini ha servito benissimo peraltro oggi, è stato un rullo compressore da tantissimi punti di vista. Sull'erba, ragazzi, è veramente pazzesco, è veramente difficilissimo da battere. Secondo me in questo momento è il numero 2 del mondo sull'erba, dietro soltanto a Djokovic. Però vi ripeto, come ho detto l'altro giorno, secondo me se si affrontano a Wimbledon a una fase anteriore alla finale, può vincere Berrettini. Per il Djokovic visto a Parigi, vedremo un po', ma Berrettini ce la può fare. Però veramente io spero veramente possa avere la più continuità possibile anche dal punto di vista fisico, perché veramente quando gioca così, quando sta bene in questo modo, quando ha questa fiducia nei suoi mezzi, ormai c'è una consapevolezza, c'è una mente da grandissimo giocatore, e veramente è un qualcosa di difficilissimo da contenere, perché veramente gestisce queste partite con una facilità, secondo me, anche sovrannaturale per certi versi, o comunque tutt'altro che normale, ecco. Le gestisce da grande giocatore, le gestisce da top player, c'è poco da fare, ragazzi. E a Wimbledon di quest'anno, secondo me, a parte con Djokovic, parte o alla pari o favorito con tutti. Veramente se la può giocare con tutti. Ma oggi ha funzionato quasi tutto, ma anche rispetto al torneo di Stoccarda l'ho visto muoversi molto meglio, molto più esplosivo, molto più reattivo da tanti punti di vista. E anche nel primo set, 3 pari, 40 pari, da lì ha messo un'altra marcia. Nel secondo set poi ha preso il break di vantaggio subito, l'ha difesa con le unghie e con i denti, e poi ha chiuso la partita con un'autorevolezza incredibile. Quel break di rovescio era sempre noia, però anche con il bimane, secondo me, ha ragione la Reggi, può far male, può essere una soluzione. Secondo me l'ha migliorato molto il rovescio bimane, perché lo gioca con più margine rispetto al passato, schiaccia meno la palla, la prende più da sotto. E veramente, niente da eccepire, una prestazione bellissima. E al Queens, secondo me, se non si fa male, se tutto va bene, se davvero tutte le componenti vanno dalla parte giusta, può bissare il successo dell'anno scorso. E vincere 2 volte di fila un torneo come il Queens, del prestigio del Queens, insomma, sarebbe veramente tanta roba. Arrivare a Wimbledon ancora una volta con le credenziali di chi vuole arrivare fino in fondo, perché ormai in tutti i tornei lui vuole arrivare fino in fondo. Cioè, le dichiarazioni anche che fece quando ancora era incerto se giocare Roland Garros o meno, disse: io se giocherò Roland Garros vuol dire che lo giocherò per arrivare fino in fondo, con la consapevolezza di poter arrivare fino in fondo. E
questa ormai è la dimensione che ha raggiunto Matteo Berrettini, ossia cercare di arrivare in fondo a tutti i tornei. Grande, grande Matteo, perché oggi è stata la miglior prestazione post infortunio. La scorsa settimana ha vinto, secondo me, non arrivando, secondo me, dalla partita in seconda, diciamo, sfrizionando in seconda, è arrivato in quarta, ma ancora la quinta e forse anche la sesta Matteo Berrettini le può tranquillamente sciorinare. Fatemi sapere nei commenti che cosa ne pensate. Una valanga di mi piace al video, condividete questo video, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Forza Matteo Berrettini, arrivederci, ragazzi, al prossimo video.